diciamo, questo grande successo della Puglia a New York, che va benissimo, però ci ha tolto la possibilità di discutere qui al sud con il Premier di Sud, no? Durante il mese di agosto se ne è discusso un po' tutta Italia, forse era la prima occasione per discuterne qui nel mezzogiorno, e quindi sicuramente ci dispiace. Diciamo un po' di rammarico perché appunto volevamo che prendesse in pubblico degli impegni su tutta una serie di attività, questo famoso master plan, e poi un po' perché cioè, volevamo capire se questo confronto diventava un confronto tra Emiliano Renzi costruttivo per il bene del nostro territorio. Quindi un po' di rammarico c'è, compensato però da questa celebrazione che lui va a fare per queste due nostre pugliesi. Il senatore da pugliese si è sentito un po' trascurato oppure no? In che senso? Sotto quale aspetto? Dall'assenza del Premier. Beh, il Premier è una personalità molto molto forte, quindi tutti aspettavano il Premier. Il fatto che non sia arrivato sicuramente non è un fatto positivo, ma non ci deve spaventare perché le cose sono state dette. Io non sono tanto, diciamo così, interessato a questo fatto della presenza, al dato della presenza. Sono molto deluso da quello che è accaduto oggi come contenuti. Diciamo che De Caro ed Emiliano, visto che si parla di tennis, sono stati due pallettari che hanno cercato soprattutto di non sbagliare, quindi un gioco noioso. Credo che loro avessero il dovere del colpo d'ala, cioè di dare alla Puglia quel segnale di qualità che invece nel loro discorso è completamente mancato. Non sono stati neanche divertenti.